Nell'ambito di Festambiente noi presenteremo anche questo percorso che si chiama appunto il Sentiero degli Argonauti, che parte dall'Oasi Dunale e arriva fino a Porta Marina e entra nell'area archeologica di Pesmo. Cioè, come è successo che l'Unipol ha deciso di collaborare, investire in un'azione di tutela ambientale e culturale qui a Pestum, nello specifico nell'Oasi gestita da Legambiente? Per Unipol la sostenibilità è una cosa molto importante che sviluppiamo già da molti anni. Il primo bilancio di sostenibilità è stato fatto in Unipol nel 1993, quindi sono 20 anni che ci impegniamo perché la nostra attività di business, la nostra attività economica porti anche dei benefici, quindi non solo economici ma sociali e ambientali. Crediamo che sia molto importante collegare questi temi insieme e fare questo accordo con Legambiente in quest'anno particolare, iniziando quindi riqualificando questa zona bellissima e dalle grandi opportunità turistiche ma anche dal grande valore sociale, farlo proprio quest'anno per noi è molto importante perché il 2014 è l'anno in cui si è conclusa la fusione di Unipol. Unipol diventa un gruppo molto grande, molto più grande di quello che era prima, e quindi crediamo che la dimensione che abbiamo acquisito debba essere collegata anche con la responsabilità rispetto al territorio in cui operiamo, e quindi diciamo questa iniziativa che inizia da Pestum, perché Bellezza Italia è un progetto nazionale, inizia da Pestum, inizia con la riqualificazione di questo sentiero, ma poi vuole essere un progetto che va a riqualificare tante altre zone in Italia. Vogliamo cercare attraverso questo progetto, e grazie anche alla collaborazione di Legambiente, che per noi è un partner molto importante perché ci dà quelle competenze molto specifiche sui temi ambientali che magari noi abbiamo un po' meno, e quindi grazie alla collaborazione con loro vorremmo cercare di coinvolgere tutti i cittadini italiani, partendo prima di tutto dai nostri dipendenti, che ad oggi insomma sono diventati molti, dai nostri agenti. Abbiamo 4.300 agenzie in tutta Italia, quindi vorremmo partire da loro e poi coinvolgere tutti i cittadini per aiutarci insieme a Legambiente a scovare quelle che sono le zone d'Italia che hanno bisogno di riqualificazione, e quindi insieme a loro poi trovare i prossimi progetti da riqualificare. Quindi partiamo da qui perché crediamo fermamente che la valorizzazione del territorio sia un po' anche il punto da cui partire per rilanciare anche l'economia in Italia in questo periodo, e quindi partiamo da qui. Speriamo che sia un percorso lungo e basta. No, questo vuol dire che in Italia si parla molto della collaborazione, diciamo, tra pubblico e privato, nel senso che il pubblico sappiamo che ha i grossi problemi che ha dal punto di vista economico, organizzativo, burocratico eccetera, e si sta tentando da alcuni anni di far entrare dentro, diciamo, la gestione dei beni culturali e ambientali il privato. In questo caso, diciamo, un piccolo passo che si fa tra una società privata, Unipol, una SPA, no? Cioè con un'associazione che è un'associazione di volontariato, che fa delle azioni di tutela, che coinvolge un sacco di persone, volontari e non solo, cittadini. E quindi mi sembra una cosa abbastanza bella, no? Cioè, positiva questo primo passo. Poi se questo piccolo passo diventa un grande percorso è ancora meglio, cosa ne pensi? Assolutamente, assolutamente. Credo che molto dipenderà anche da quanto riusciremo poi a comunicare e a coinvolgere le persone, perché noi questo progetto ci è piaciuto molto e abbiamo deciso di aderire, anche perché è un progetto di cittadinanza attiva in un certo senso, è un progetto che coinvolge i cittadini, quindi non è soltanto un dare dei soldi per riqualificare una zona che poi magari viene dimenticata come purtroppo a volte è avvenuto in passato. Questo è un progetto che attraverso, proprio grazie a Legambiente che ha tutti questi circoli comunque molto radicati sui territori, e vorremmo quindi cercare di contribuire anche noi con i nostri agenti, con i nostri dipendenti che stanno sui territori, vorremmo cercare di coinvolgerli e fargli adottare proprio il posto, perché poi crediamo che la vera sostenibilità sia quello, e allora la partnership diventa non soltanto tra pubblico e privato ma tra pubblico, privato e cittadinanza, e quindi questo penso che sia il valore ancora, diciamo, più importante.
vorrei che tu mi confortassi in una mia idea, una mia visione, non so se è vero o meno. Cioè, però le assicurazioni nascono anticamente come associazioni tra privati di mutuo soccorso, se non vado errato, cioè nel senso che ci si metteva insieme per, come dire, condividere e ridistribuire il rischio, no? È vero? Assolutamente, assolutamente, è proprio questo il senso, è anche questo, la mutualità è l'elemento fondamentale in un'assicurazione, cioè se non esiste la mutualità, se non esiste la condivisione, non può stare in piedi questa cosa. Poi Unipol in particolare ha una storia, diciamo, molto, esatto, legata al valore della mutualità, della cooperazione, della collaborazione. Adesso siamo un grande gruppo, ma non ci dimentichiamo le nostre radici. Mi sembra una bella cosa, diciamo, che un privato che nasce come struttura di mutuo soccorso, di condivisione, eccetera, si leghi con un'associazione come Legambiente, che comunque per tutte le sue attività tenta di non solo di preservare, di tutelare, di migliorare, eccetera, ma di coinvolgere e fare in modo tale che ci sia una compartecipazione, diciamo, del singolo cittadino. Oltretutto noi abbiamo lanciato questo progetto nazionale, che è anche internazionale, che si chiama appunto Pest Umanità, perché non dimentichiamoci che Pest è patrimonio dell'umanità e che vuole coinvolgere milioni di cittadini nella prima cosa nella conoscenza della realtà, diciamo, storica, ma poi nella riappropriarsi di un bene, perché questo qui è un bene comune, cioè l'Italia è un bene comune non solo degli italiani, ma anche del mondo, no? Tu cosa ne pensi? Assolutamente, anzi spesso forse sono gli stranieri che si rendono più conto di noi, dei luoghi bellissimi che abbiamo, perché veramente spesso è così. No, credo che sia assolutamente fondamentale far riscoprire ai cittadini le bellezze in cui magari vivono tutti i giorni e non se ne rendono conto, o magari se ne rendono conto ma non hanno i mezzi, gli strumenti per poterli valorizzare, quindi assolutamente credo che sia importante. Noi vorremmo, da parecchi anni che organizziamo attività di volontariato aziendale, quindi diamo la possibilità ai nostri dipendenti di fare volontariato, l'abbiamo fatto con Libera Terra prima e lo vorremmo fare anche con Legambiente adesso, sempre proprio per questa cosa che dicevi anche tu, cioè di riuscire a coinvolgere direttamente, quindi passare più facilmente un messaggio di amore per la nostra terra, che alla fine, insomma, è veramente splendida.